Allora, noi oggi presentiamo questo importante lavoro che abbiamo svolto congiuntamente con il Servizio Studi di Intesa San Paolo. Abbiamo fatto un po' il punto degli investimenti nel Mezzogiorno delle risorse idriche. Cosa è emerso? È emerso sostanzialmente che negli ultimi anni si è verificato un drastico calo della spesa pubblica. Spesa pubblica che ovviamente va ad incidere sugli investimenti infrastrutturali. Pensiamo che da un decennio gli investimenti in infrastrutture del nostro paese sono calati di circa il 70% e che la spesa pubblica sulle risorse idriche è calata di circa il 30% in particolare. Questo cosa può implicare? Può implicare che adesso le strade possibili da seguire sono due. Una è il favorire l'intervento dei privati nella gestione congiunta con il pubblico o attraverso gli affidamenti con la normativa che conosciamo. Oppure, diciamo così, un'altra delle strade perseguibili è incidere fortemente sulla normativa in modo da prevedere una pianificazione infrastrutturale che possa nel medio e lungo termine prevedere una parte degli investimenti che vengono realizzati in risorse idriche e una parte di investimenti che vengono realizzati in infrastrutture generali, cioè vale a dire, parlo in particolare dei fondi comunitari. I fondi comunitari che in particolare nel Mezzogiorno vengono utilizzati in modo poco efficiente e poco efficace.